Bentornati amici, sono Ariar per CanonofGamers.it. Questo è un gameplay che da tanto tempo volevo fare, ma aspettavo la release ufficiale del gioco, release che tarda ad arrivare, quindi andiamo a giocarci l'alfa per farvi vedere che cos'è questo gioco. Among the Sleep, vestiamo i panni di un bambino di 2 anni, andiamoci a giocare questa cacchio di alfa e vediamo se vi piacerà almeno quanto è piaciuto a me, quantomeno come idea. Ecco, andiamo a fare le nanne. La nostra mamma ci sta dando la buonanotte. I will sing you a song my mother sang to me when I was young. Un po' inquietante come ninna nanna, ma mi cerca un po' di... Ok. Oh, siamo nella nostra, nel nostro lettino. Il nostro... Se stiamo per bioccà, se dice... Dicono alcune. Questo è il nostro affidato orsacchiottino. Stiamo a fare una bella... Oh oh, attenzione, qualcosa si muove. L'orsacchiottino se ne va. Perché? Eh no. E noi facciamo finta di dormire. E scivola via. Bene. Ci hanno rubato l'orsacchiottino. Ah, adesso proprio tutto a letto. Bene. Noi ci siamo dentro, comunque vabbè, ma sì, ribaltiamolo un lettino per bambino col bambino annesso, che problema c'è? Oh, tutto disordine, mamma si arrabbia. Tu non sei l'orsacchiottino, no, però ti posso prendere? E ti tiro là e rimani in piedi. Oh, aspetta un po', e rimani in piedi, vabbè. Oh, noi andiamo carpon carponi nel buio della nostra casa. C'è una porta, un invitante sgabello. A questo punto ci alziamo in piedi, guardiamoci, eccoci. Prendiamo lo sgabellino. Ci saliamo sopra. Chi è? Apriamo la maniglia, cioè usiamo la maniglia, apriamo la porta magari. Riandiamo carpon carponi. Scale si va al piano di sotto, molto stile Paranormal Activity. Chi è? Si muove qualcosa qua dentro? Niente. Neanche qui c'è niente. Allora la lavatrice. Ci alziamo in piedi. La cosa, la spina, aspettiamo che finisce di fa a centrifuga, prelavaggio, lavaggio, abbiamo fatto tutto. Ok, capi delicati, apriamo. Che merda, funziona bene sta lavatrice. Sì. Che l'orsacchiotto hanno messo a lavare, che rizzuzzo ciccio, ma rimortacci. Ah, ma che mi parli te? Andiamo bene. Dobbiamo trovare la mamma, la nostra, tua madre, ha detto. Oh oh, attenzione, inquietante la sagoma, l'ombra del bambino, perfetto stile bambola Chucky. Andiamo di sotto. Chi è? Qualcuno si è chiusa la porta. Tocca, 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 la tutina. Chi c'è? C'è la porta aperta? No, che? Andiamo giù. Andiamo in salone. Portacci. Non l'aspettavo. Cos'è questo? Il film Zozzi di papà? No. La roba da ragazzina. Tacca, tiro. Ah, vedi come Half-Life. La tiri, perfetto. Struttura di... gioco, credo il motore sia quello.
Questo che è linoleum, no scusate, cos'è, laminato o parquet? Perché? Chi è che rompe le cose? La mia cucina, oh, un frigorifero aperto. Andiamoci in piedi. Ma che è? Chi è? Ah, la sedia, ha preso un coccolone. Beh, ammazza, fuori c'è un panorama fantastico, tutti sti alberi. Ma dove vivono? Tra il cimitero? Oh, che è qui? Host Lai Icke Frocost. Vabbè. Ta ta ta, ta ta, con lo sacchiottino sempre sulla spalla, vedete lo sacchiotto sulla spalla, la la la. Si entra dentro questo, cerca questo mobiletto. Chi è? Ma chi è? Oh, ma avete smesso di tirare la roba? Un'altra porta. Andiamo a prendere una sedia allora. Tiriamo la sedia. Sicuri abbiamo solo 2 anni? Oh, ce la facciamo? Su, ce la fai, Dai, ragazzi, su, apri sta porta. Boom! Oh, e scarpe in mezzo al cazzo. Dove sta? Mazza che c'è un ordine dentro sta casa. Cos'è? Estintore. La porta chiusa, non c'è una scala, non c'è. Scusate, non c'è una sedia, no. Vabbè, andiamo da qua. Dove fa piano infarto a sti ragazzini? Sentir colore. Dai, che è una scopa? Possiamo levare la scopa? No. Poggiata su una porta. Vabbè, così uno che apre da dentro gli casca in fronte alla scopa. Stanno tutti andando verso la direzione survival. Insomma, questi giochi qui che non puoi far tanto, tipo Outlast, no? Chi più o chi meno bene. Oh, al buio riesco a capire che qui c'è una porta aperta. Io provo ad aprire chiana. Ok. Un altro è tutto pieno di stanzini in sta casa. Vabbè. Qui c'è sta una porta. Sì, ho capito. Oh, mazza che cassetto. Ma quanto è lungo sto cassetto? Ci andiamo sopra. Apriamo la porta e se filiamo dentro camera. Oh, la camera dei nostri genitori. Babbo, mamma, ci siete? Allora, senti, io mi sono alzato, no? C'è stato un gran casino. E quindi sono... Non c'è nessuno. Chi è? Oh. Cazzo. Ha aperto la porta. Io voglio andare a vedere. Fuori sempre molto. Oh, tieni. Ah, guarda che luna. Vabbè, ho capito, devo andare qua. Quindi la porta andato qua, dove vado? Un altro ripostiglio, tutto pieno delle stanzine ripostigli. Madonna mia, sta americani come stanno. Sembra un tipica casa americana dei film horror, no? Ah, restiamo in cucina. Perché? Vabbè, invece di spostarlo ci sono andati di sopra. E quindi andando di questa parte, qui roba che era cascata prima. Quello lì era il salone, andiamo un po' più. Questa era la zona, quindi andando da sta parte possiamo trovare. Giusto. No, che cazzo è? Ma che? Mortacci tu. Beh, io mi sono impersonato. Non è che ho avuto paura, Mi sono impersonato. Nei panni di questo povero bimbo di 2 anni, quindi certo una cosa del genere vorrebbe mettergli paura. Chi è? Ma qui dove c'era la sedia cascata, noi siamo passati là, lì stavano le scale, questa era chiusa. Oh oh, guarda qui sta una musichetta del cazzo, che cos'è? Allora aspetta, siamo un attimo in piedi, qua c'è una torcia, una lampada. Benissimo. Questa cosa melmosa
Vabbè. Si va in cantina. Questa è la cantina. Si sa che... una sorta di velo fra due mondi, credo sia. Ma... Ma è rotto il cazzo con sta musica de merda. Ecco. Che cosa hanno murato in cantina? Papà, che hai fatto? Chi hai ammazzato? Te trombavi la cameriera? Te trombavi la... la babysitter? E l'hai nascosta qua sotto? E quindi il fantasma? Guarda se ci ho preso poi alla fine della fiera, eh? Ho capito. Vabbè. Ce la possiamo fare, eh? Dovremmo passare. Grammofono, che è? Ma come mi metti i dubbi? Ma chi è che ha progettato sta casa? Stavo andando qua, ho capito, vabbè. Eccoci, mamma mia. Sono dentro un grammofono, che stiamo uscendo. Oh, giocattoli miei che sono arrivati da quest'altra dimensione, in quest'altra dimensione. Io cammino toff e toff, lì che ci sta tutto sospeso nel vuoto, sorta di inferno, che cazzo, sa, la casa tipo della strega di Hansel e Gretel. Bene, le panche, i muratori qui hanno lasciato le panche, signora? E dovrebbe dire i muratori quando finiscono i lavori di portarle via, ma tu non mi fa un punticello. Io qui non ci arrivo. Ah, si stanno altalene che ciondolano. Vabbè, andiamo dentro sta porta. Ok, ma si è illuminato qua perché? Ah, mi metto dentro lo stacchiotto? Benissimo, vai a aprire la porta, vai. Ma... aperta davvero? No, vabbè. Che cazzo vuoi? La porta si apre e c'è l'orsacchiotto che mi aspetta a me. Ciao, orsacchiotto. Ah, ok, finita la demo. Beh, diciamo... interessante. Carina l'idea. Il concept è abbastanza innovativo. Insomma, non c'è... granché, è una sorta di Outlast nei panni però invece che di un giornalista, di un bambino di 2 anni, cosa forse che magari solletica un pochettino di più i ricordi di quando eravamo piccoli, avevamo paura del buio, queste cose, no? Magari, ecco, mostro che da sotto al letto ci frega, vabbè, l'orsacchiotto e tutto. Prego per aver giocato, signori. Se vi è piaciuto mettete un pollicione, se volete che io farò poi la serie di questo gioco quando uscirà, fatemelo sapere. Non me lo dì stanotte.